questo appuntamento che ci emoziona sempre moltissimo. Noi siamo i Cremona Indie River, siamo un'associazione che promuove la diffusione della musica e delle danze swing. Facciamo parte di una scuola molto più grande che è la Swing Dance Society, che ha sede a Bologna, a Parma, a Rimini, a Cagliari, e noi siamo gli ultimi arrivati nel 2019. Stasera avremo le esibizioni dei nostri allievi di Lindy Hop del livello 1, 2 e 3 plus e anche del nuovo corso di Authentic Jazz. Siamo convinti che ballare è un atto rivoluzionario perché ci mette in connessione con noi stessi, ci permette di esprimere la nostra individualità e ci permette di esprimere un'unione condivisa con gli altri. Quindi ballare, muoversi è una sorta di atto trasformativo che permette di trasformare i nostri momenti di scazzo in gioia, ci permette di trasformare la nostra solitudine in condivisione con tutti gli altri. Quindi, cari allievi, cari allieve, sappiate che quello che fate ha un potere trasformativo molto forte. Quindi, thank you.
bar. You're so sweet, so neat, when you're walking down the street. Everybody hollers, mama, you're the cutest one. You're so heavenly, why don't you say it for me? Baby, can't you see, I'm in love, love, love. Such a mouth, baby. We can have a lot of fun, yes, a lot of fun, because you are. Thank you.
livello, secondo livello e terzo livello. Emilio all'inizio ci ha fatto gli onori di casa, io continuo, adesso vi presento un gruppo che ballerà Authentic Jazz. Authentic Jazz è una disciplina che si balla in solo. È nato sempre all'inizio del secolo, insomma, del 1900, e si basa su passi di tip tap, di charleston, e l'attore che vedremo stasera si chiama St. Louis Chimcherb, che è una rivisitazione di quello che invece lo Chimcherb vedrete invece come il coro finale. È nato quindi a St. Louis e tutto il corso, il workshop di Authentic Jazz quest'anno ha tenuto Giulia Torres, che è la nostra carissima compagna e insegnante di Parma, del Parma di Hop, e purtroppo stasera non potrà esserci qua, però appunto ha insegnato meravigliosamente, come fra poco vedrete, questa bellissima coreo. E tanto che so che si devono cambiare alcuni di loro, faccio tantissimi ringraziamenti a tutti i nostri allievi, alle colonie padane, in particolar modo a Cristina che ci ha permesso di poter fare questa serata qua, e poi a tutti i nostri insegnanti, Emilio, Roberto, io sono Elisa, poi insomma avremo anche futuri insegnanti e apprendisti, e poi comunque abbiamo tenuto i corsi all'Arci, quindi un ringraziamento speciale anche all'Arcipelago Circolo, e se sto dimenticando qualcosa poi sicuramente dopo avremo modo di estendere i ringraziamenti ancora a tutti, e intanto vediamo se sono appunto pronti i nostri allievi, così facciamo partire la cosa.
That you do.